per tutti. Felici. E allora non è la sala delle torture. E non è neanche la sala della guerra, la zona della guerra, perché nella zona della guerra ci si mena. Qualcuno non è felice dopo essere stato menato. Non può essere allora, neanche... Scusa, quale zona è? Non può essere neanche l'arena. E... Ok, ti dirò una cosa. Forse una persona non è felice, però non ah, so vedi, chi sia. Sei un infame, sei un... Però io qua ti volevo... infame. Non so chi sia una persona. Ah, è vero, però è difficile così detto. È così. Non ho capito niente. No, sta straconfuso, anche gli indizi ti danno sfalsati. Non ho capito. Alveare. L'alveare chi ci va, l'alveare. manicomio, al manicomio. Ma non può essere. Rileggi l'indizio. Oh, santo Dio, qua è difficile, per favore. Rileggi l'indizio. Piedi, ma tu stai bene? Piedi? Ma che... Ma non c'è più. Ma scusa un attimo, No, perché è impossibile sta cosa, Ma tanto è preservato, c'è nessuno. Ma cioè, ma noi siamo ma stati... Ma ho già fatto casa, in chat è uscito fuori che era morto. Ma che davvero? Sì, c'è scritto piadina Withered Away. È vero! Ma è da Wither. È morto, è pieno di un rose di Wither qua dentro. Ma scusate, ma noi eravamo... Impossibile. Fermi, noi eravamo tutti lì, giusto? Sì, eravamo tutti lì sulla piadina qua, Chat, voi avete visto che eravamo tutti vicini? Qualcuno può... Allora, io ho visto Chico. Ho visto Anna. Alex pure. Tutti quanti, tutti. Io ero davanti a te. Nessuno si è mai allontanato dalla sala della guerra? No. Cold? No, c'ero anch'io, ero sempre presente con voi. Nessuno si è mosso, oltretutto la porta era chiusa. Avresti sentito aprirla. Qualcuno è stato... Qualcuno si è spostato per forza. Qualcuno è venuto qua e lo ha... Guardate qui che morte. Dobbiamo prendere le sue cose. Lo hanno ammazzato mettendo le rose, quelle lì Wither. Ma poi quando è successo... Ma per prendere quelle bisogna che ammazzi il Wither, giusto? Diva, tipo... Quante tante volte, tante volte. 2, 3, 4, neanche 5, te lo da sempre. Allora... Sono sette rose, 8. C'è un libro dentro, c'è un libro. Aspettate un po'. Come ma come scendi? Allora facciamo così, Chico, scendi, prendimi le rose, qualcuno faccia una cassa veloce e la mettiamo qua a fianco. Vai, vai, prendi tutto, Tutto, anche le cose di piedina. Stai attento perché potresti morire, quelle sono infami. No, la melina, ho preso tutte le rose, le ho prese io. Ma lui, cioè, ma è strano comunque perché lui cosa ha fatto? Se n'è andato, cioè ha rage quitato praticamente. Ma perché non ha detto niente? Non lo so, piazza la cassa a terra, Chico, metti tutte le cose sue. Arrivo, eccomi. Un libro non l'ho preso, mi pare, o forse sì. Penso di sì, c'era, O se no è ancora lì. Roba là, Forse è ancora lì? È perché non l'ho preso tutto. Sì, è ancora lì, lo vedo. Lo prendo io? Ma dov'è questo libro, mamma mia? Chico, stai rovinando tutto, ti muovi. Ok, ecco, l'ho preso. Muoviti, dammi il libro, veloce. Phantom. Ok, ecco, tieni. È là, per terra. E ho avvertito, sei solo il primo della lista. Mi avete screditato e avete offeso il mio lavoro. Adesso la pagherete sul serio. Faccina strana che piange, tipo. Ma scherza? Ma poi chi è che ha screditato chi? Cioè, non ho capito un messaggio. Ma diciamo sempre che fa dei buonissimi lavori, ma perché lo screditiamo? Sì. Beh, l'abbiamo detto l'altra volta. E effettivamente ultimamente non stiamo più essendo tanto gentili con lui, Spesso l'ultima volta l'abbiamo anche un po' insultato per il fatto del griefing alla casa di Chico. Quello non si fa. Pappagallo. Ma quello sì, ovvio. Ma che lavoro era quello? Era un lavoro, cioè. Vabbè, è un lavoro di griefing, è sempre un lavoro. Porca miseria. Questo è ammazzato piadina. Scusa, ma aveva detto che moriva alle 9. E invece l'ha ammazzato prima, o perché ha visto che piadina si è andato a nascondere nel buco e quindi l'ha ucciso prima. Beh, del resto ho fatto bene, perché noi alle 9 a volte, cioè solitamente non siamo più su Minecraft. Ma quindi... chi è stato? Eravamo tutti là. È questa la cosa. Chi è ma stato? Ma per un momento non siamo stati tutti là, scusa. Quando stavi tornando e siamo andati nella roba. Ma lui lì era ancora vivo, ha parlato. Ah, okay, e si stava andando a preservare. Quando si è andato a preservare, dopo siamo andati tutti nella zona della guerra. E eravamo tutti insieme lì, però. Ma qualcuno ci avrà avuto il tempo. Allora, qualcuno rose, dice si è ammazzato da solo. Secondo me è impossibile, scusate. A parte ma che piadina, cioè, da dove se le toglieva 9 Wither Rose? Piadina è anche un po' incapace. Ma stava a ucciderlo. Cioè, l'altra volta con le sfide abbiamo fatto 2 Wither e uno solo l'ha data la rosa. No, ragazzi, non ha fatto kill nessuno, perché gli hanno proprio piazzato le Wither Rose sotto ai piedi. A parte che nessuno può fare kill qui. Però in ogni caso li hanno proprio. C'erano le 9 Wither Rose sotto i piedi che l'hanno ucciso perché witterano. E guarda che... Allora, in teoria non c'è nessun altro. Io non so se è entrato qualcuno. Sai cosa potrebbe essere successo? In mezzo allo spam, perché spesso quando voi donate bits, vi subate, scorrono i messaggi nella chat. Io sì, la chat la tengo tolta. Si cancella dopo un tot. Però altrimenti si cancella. Quindi è possibile che sia entrato qualcuno, tipo un Jerick, è entrato, ha fatto ed è uscito.
non lo sappiamo, potrebbe essere successo. Ma se ne è accorto, è stranissimo. No, beh, cioè, non è così strano. Però non ne è così mancano strano oggi, quindi è fattibile. Ne mancano tanti, quindi è possibilissimo che sia successo. Ma chiunque potrebbe essere stato di chi non c'è. Magari questa persona, sapendo che Piadina si sarebbe posizionato nella sua preservazione lì, magari si era già fatto trovare lì. Così che appena Piadina sarebbe andato lì dentro al momento avrebbe giusto, avrebbe piazzato le cose, le rose. Sarebbe entrato, avrebbe piazzato le rose. Magari Piadina si era allontanato un attimo e poi ha slogato di nuovo in un minuto, in 30 secondi aveva fatto tutto quanto. Ma più che altro ha detto che era il primo della lista. Sì, infatti ce ne anche saranno altri? Infatti hanno detto che Paga era in live prima. Ci credo, perché Paga spessissimo lo fa. Sì, infatti, spesso guarda la live, però adesso non c'è. Però perché Piadina è uscito? Tra l'altro Piadina sta in live adesso. Anche questa cosa è strana, gli chiederemo conto, eh. Comunque, cerchiamo di andare avanti con una cosa alla volta. Siamo soltanto all'indizio... Qual è la struttura 3. Che non usiamo spesso? Qual è? Struttura che non usiamo spesso, dai. Vi ci do con un indizio, però dovete tornare qui. Ah, streccato, un indizio, dai. Non è segnato nella mappa, l'ho appena notato. È uno dei pochi non segnati. Come non è segnato? Qual è, Alex? Vai che sei furbo. Perché non è stata aggiornata? Il cimitero, perché nella mappa non c'è. Sto furbo? Mi sa di sì, aspetta. Ultimamente è sempre vuoto. Ma non è vero che ultimamente è vuoto, siamo andati l'altro giorno per fare la cosa di Abramas. Infatti non è quello. Ah, ma è quello. Ma io ho detto venita la mappa. E cos'altro non è segnato, scusa? Ma prima ci stavi arrivando con ragionamento. Però adesso perché l'hai escluso subito? Però il non tribunale. Era il posto che hai detto. No. E allora come faccio ad averlo su? Mi stai facendo arrabbiare. No, fidati. Cioè, appena la vedi, vai a guardare la mappa. È uno dei pochi posti che non è segnato. Ma non è segnato dallo stendardo? No, è dello stendardo, sì. La zona della guerra. Ah. No, lì ci siamo andati. Ed è segnato, e poi oltretutto. È segnata. Guarda bene. Che ne so, il nido dell'amore, la chiesa. No. Come no? La chiesa non è segnata. Il castello delle l'ha fatto Alex. La voliera degli uccelli. È lì. Dai, se andate è lì, se... No, ma che pisello. Ma che senso c'ha? Ci siamo stati spesso, ma non è vero. No, c'ha senso, perché tipo adesso è vuoto. Perché non ci sono più pappagalli. Perché ci il rapitore li stuzza. No, e non ho detto che siamo noi sempre lì. Io ho detto che è sempre vuoto ultimamente. Bene, vedi la differenza tra un pisello secco che sei tu e un vero cercatore come me? Io non mi sto lamentando della schifosità dei tuoi indizi. Ammiro questa cosa. Perché ancora non sei arrivato più. Vediamo se riuscirai fino a dopo. Certo che riuscirò, io sono il calmo. Mi chiamavano il calmo. Ah, guarda. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Alex ha visto una cosa. Io ho visto due cose. Quindi non dirà niente. E non poi dirò niente, ovviamente, però. Cosa vuol dire? Calmo. Hai trovato altri. Calmo. Hai trovato no, altre. Mi hanno fatto vedere due cose mentre le organizzavano. Ah. Non ti dirò altro, ovviamente. Saggia questa idea far vedere ad Alex, eh? Sì. Non è stata saggia, ma era lì, quindi ci aveva visto nella zona lì, quindi ormai è uno che lui veramente sa tenere i segreti, Alex, è proprio il migliore. Anche... No, è inutile che ne sa. Cioè... Allora, dall'alto vedete qualcosa? Prova a guardare dentro la casetta, che è l'unica zona che non si vede da sopra. Non c'è niente dentro la casetta. Mi sto arrabbiando, vedi, però. Io non so dove l'ha messo. È dentro la casetta. Non è dentro la casetta, non c'è niente dentro la casetta. Allora l'hanno rubato. Cedo? Sì. No. Ah, l'ho visto, l'ho. Era un po' un riciclaggio, però va sempre bene. Bene, ok, fai cagare, io te lo dico, però. Ma come? Ah, zitto. Questo era abbastanza complicato, te lo concedo. Ma passiamo subito al prossimo. Per questo indizio dovrai trovare l'albero più alto della foresta. Mi raccomando, appena trovi il luogo, fate aiutare dalla natura. Cosa devo cagarci sotto? Sì, no! Devo cagarci sotto. È quello. Ma pensaci quando ci arrivi. Allora, l'albero più alto della foresta. Di quale foresta? Ci sono tante foreste. È di spruce. Ma è vicino. L'ho già visto, sì, questo qua. Tipo di 100 spruce. Ho già trovato. No, 100 spruce qui in giro. Come fai a trovarlo subito? Ho già trovato. È questo qua. Allora, e ho già capito anche dopo. Perché mi hai detto fatti aiutare dalla natura. Quindi praticamente devo scavare una buchetta per cagarci. Perché dovrei? Ma come? Ma non vuol dire quello. Ma perché abbiamo dovuto pensare a quello noi? Secondo te? Non ci siamo arrivati fin lì. Dovevate entrare nella sua testa, capito? Vabbè, no. Quindi non devo scavare. E poi non devi rompere, ti abbiamo detto. Pensavo di non Pensavo di doverci cagare. Mi sembrava una buona idea. Eccessivo. Va bene. Oh, può cagare neanche. Vabbè, allora
Allora, fatti aiutare dalla natura. Mi faccio aiutare dalla natura. Alex, tu sei un gibbone, puoi dire qualcosa? Che cos'è un gibbone? Una scimmia molto brutta. Sì, oh, grazie di questo. Natura. Oh, Ravager. Chico Nauts. Grazie. Cosa ne pensi di questo nickname? Ma non puoi dire cattiveria, eh? Non lo so, è molto bello Ravager. Quindi vuoi, vuoi baciarti con Alex, giusto? No. No, ok. Ho chiesto per specificare. Ma tu in caso io capisca l'indizio e ho trovato pularsi l'indizio, cosa devo fare? Devi stare zitto e sparire dalla mia visuale. Va bene, me ne vado via. Allora, devo Devi stare qui. Devo strusciarmi le palle sull'erba. Devi guardarti intorno. Guarda se noti qualcosa. In cielo o per terra? In cielo o per terra? In cielo o per terra? In verità non devi guardarti da lì. Guardati a te, guarda mi a terra. Mi sa che sto capendo. Guarda in giro a terra. Mi sa che sto capendo. Ecco, da lì guardati intorno. No! 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 Ma perché l'hai rotto? Vabbè, guardati qui. da lì okay, in giro. Ok. Non rompere, vedo un blocco. Lo rompe. Non rompo. Ma prendete i giochi, quelli trovi la differenza, quelli sì. L'hai notato? No. Dai, ti prego. Ok, siamo in una foresta di spruce. Mm-hmm. Cosa c'è di strano? Allora, la chat è impazzita con cagate, però dovete aiutare la caccia al tesoro. Non è che dovete concentrarvi con Chico che bacia Alex e cose della freccia sull'albero. A vederla. Dov'è la freccia sull'albero? La freccia sull'albero. Ma porca, ma è vero. Guarda che bello. Sì. Però. Bravi, ma quando fatto a vederla? Ma come hanno fatto? Beh, si vedeva dal punto. Evidentemente Lion si è messo in una posizione in cui si vedeva perfettamente, ma lui non se n'è accorto. No, è vero, io me ne sono proprio accortissimo, infatti stavo aspettando. La freccia non indica lì, eh. È un po' più storta. È un po' più sgamba. Di più di qua, così, un po' di qua. È un po' così, tipo. Ma devo andare ancora. Stai andando troppo lì, mi sa. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Leccami le palle, Alex Nauts. Ecco qua. No. Sì, ecco qua. Aia, c'è una map. Una map. Wow, si complica ancora di più. Questa è una cosa che non mi aspettavo. Ok. Ti è piaciuto questo indizio? Immagino di no. Invece sì. Ok. Chi è che mi sta mangiando nell'orecchio sinistro? Chiedo scusa. L'appetito chiama. La regola dei vestiti. Allora, adesso mangerò un pezzo di sushi e Cold parlerà. Via. Ok, allora, voi tutti sapete che quando lo stomaco chiama bisogna mangiare, però bisogna stare attento a mangiare molto lontano da Lion, perché sennò gli suonano tutte le carote negli orecchi e non va bene, che poi succede un po'. E oltretutto brutte. Gli stimola anche la fame, infatti vedi, appena ti ha sentito mangiare, se ha detto mangerò un pezzo di sushi, ma dovresti prima mangiare la pasta, perché sennò si raffredda e fa schifo. Ma viene male mangiare la pasta. Ti ho portato anche le bacchette, fai vedere come sai usare bene. Guardate come so usare bene le bacchette. Andiamo tutti insieme. Guardate, quanto sei lettato da 1 a 10? Sono, guarda che so mangiare anche il riso io con le bacchette, guarda. Io non ci riesco, lui sì. Chicco per chicco? Non si mangia chicco. Ma non si mangia chicco per chicco? Sì, sì. No, non si mangia. Ma no. Sì, rega, sì. No. Sì. Ma perché non lo state guardando? Quanto è tenerello quando mangia? Ho ciucciato lo spaghetto. Buono. Ora mastica con calma, ne parliamo. Allora, basta, intanto Anna. Magari apri la mappa, così non la possiamo. Si mastica gli spaghetti. La possiamo come sono spaghettoni grossi. Hai ragione, singhiottono interi. Tutti interi. Ma come? Tutti interi. Allora c'era scritto di aprire la mappa, quindi apro la mappa. Ok, io sto guardando dalla. Ma live, è molto piccola, come mai è così piccola? Perché è così piccola? Ora è grande. Allora. Togli la tua faccia, non la vedo la mappa. Scusate. Dai, tutta la faccia. La cam, ecco, usate le mod, bravi, vedete che bravi. Serve sempre. Hai avuto ragione stavolta. Era perfetta. Vedi, era necessaria. Allora, vedo una C. La C di? La C di? Culo. Bravo. Ma è il contrario, ma che ci è? Ma che ci conosci tu? Quello è tutto il contrario, come fai solo la C? E non se è vieni niente. Da sopra è una C. Ecco. Allora, quindi la devo ignorare? È importante. No, ti serve come non ti serve. Buona fortuna con la mappa, più che altro. Cioè, c'è scritto. Per capire che zona è. C'è scritto Chico. Muoverti. Eh? No, perché come dove le leggi, Chico? Ma che ne so, sto chiedendo. No. Ma quindi devo andare da qualche parte? No, non devo andare da nessuna. Cioè, non ho capito. È molto più semplice di quello che vedi. Cioè, l'indizio è qua. Due punti, una mappa. È molto più semplice di quello che pensi. Cioè. Ok, ma io quindi devo andare nella mappa, giusto? Sì, sì, sì. Per quello. Ma come faccio ad entrare nella mappa? Ah, quel.
Ma cosa stai facendo? Non si può entrare in quella mappa. Devi solo riconoscere il posto. Sei Mario Bros che devi entrare nei quadri. Super Lion Bros. Vabbè. Ma come dai lo paronami? Un razzetto. Io stai zitto, sto guardando dall'alto. Stai zitto. Allora. Dunque, vedo un fiume, potrebbe essere benissimo questo. Cosa c'è? No, niente, vai. È qua, ho trovato. È qua. Ma dove sei? Ma è qua, sono sicuro. Ma non è che se c'è una montagna e un fiume non è lì? Ma scusa, vabbè, io non dico niente, però c'è. Non è qua? Ma perché? Come fai a trovarla? No, è possibile. Allora, come faccio a trovarla? Lo stai? Il puntino bianco? Cosa stai dicendo? Cosa? Il punto bianco sulla mappa che indica te. No, c'è il punto bianco in questa mappa. No, non c'è. Come faccio? Non ho capito. Allora, da dove devo capire? Guarda, dove sono? La mappa non c'è grande, nulla. No. Ah, ma è nella mappa grande? Certo, è tutto il reame. Pensavo che fosse lontana, che ne so io. Non lo è. Adesso vi tiro un rutto e vi faccio svenire. No, che schifo. Allora, è facilissimo, dunque. Devi riconoscere la zona guardando la mappa grande. Sicuramente è qua. E ricordati che le mappe qui non sono aggiornate. L'hai già visto? L'ho già trovato, è esattamente la tribù dei montanari, casa di Strecatto praticamente. A sinistra di casa di Strecatto, andiamo. Praticamente lì. Vai, stiamo volando. Ah, sotto il manicomio. Dammi dato un razzetto, raga, io sono a piedi tutta la live, per favore. No, non dove meriti. Dove sei? Non meriti. Grazie, non darglielo. Non darglielo, Anna. Gliel'hai già dato, vero? Anna è gentile. Sì, gliel'ho già dato. Che schifo, Anna. No, non ti prego. No, cioè, pensa che in mano a me fanno schifo. Ne consumo 5 solo per partire. Anch'io, ma perché è bello, senti. Ma come? Dunque, secondo ma dove me sei andato? Devo andare alla C. Giusto? Sì. Vabbè, questa è la volta più semplice. È la volta più semplice del dovuto questa. Infatti, era veramente facile. Vabbè, però è sempre bello avere una bella mappa. Chi è che piange di sottofondo? Io che ho consumato altri 5 cosi. Ma dov'è la C? Non la trovo. Ma è in cielo? No, cioè, non lo so. Aspetta. Non è in cielo, dai, come fai? Ah, eccola, mamma mia, non si vedeva. Era tutta nascosta, mamma mia. Oh. Ma c'è un'ascia dentro. Perché tua madre è in carriola. Cos'è stato? Cos'è successo? Non so, si sente un rumore quando prendo l'ascia. Ah, si apre lì. Perché è sta cagata? Chico? Cosa c'è lì dentro? Leggi, non ti voglio anticipare. Vabbè, ma che bisogno c'era di fare che si apriva un'altra cosa? Vabbè. No, scherzo, non è l'indizio. Ah, inizia a tagliare tutti gli alberi presenti nella mappa che hai. Ma vaffanculo. Cioè, secondo te? No, quindi devo tagliare. Sa che adesso ti tocca. Quindi è nelle fronde, giusto? Tu inizi a tagliare. È tipo al pari di dal fuoco alla tua casa. Sì, sì. Che no, io non taglio nulla. Allora, sicuramente è in un albero nell'angolo, porca miseria, della mappa. E so anche in quale è, in questo. Perché è tutto tagliamo da solo. Tutti gli è alberi. Stupido. Come Alex. Oh. Vabbè, sicuramente, non sono intelligente, ma non puoi darmi dello stupido. Non è vero, Alex, difenditi. Allora, grazie per la speed. Chi è stato? Kill Joker. Grazie, gentile. Dunque gentile. Devi rompere gli alberi, non la terra. Sì, fidati, devi rompere gli alberi. Quindi le fronde, giusto? Allora, devi rompere gli alberi. Legno. Senti, non è che può essere dentro il legno, eh. Mi sa che ho capito dov'è. No, fidati, è impossibile che hai capito.